Saluto gli amici autori dell'opera. Dottoressa Sonia Residori, storica della resistenza vicentina e delle donne, autore di diverse pietre miliari della storiografia resistenziale locale. Ex multis va ricordato il volume Il massacro del Grappa, vittime e carnefici del rastrellamento del settembre 1944, edito nell'anno 2007. Sonia negli anni passati ha già collaborato con la nostra città e le nostre associazioni per progettualità sulla memoria ed è peraltro autrice del testo in ricordo dei fatti dell'eccidio del Grappa che campeggia sul totem posizionato in Viale dei Martiri nel settembre 2015. E poi saluto Filippo Signoni, giovane e promettente disegnatore e fumettista, residente a Mussolente, impegnato in percorsi formativi in materia di arti figurative e di arte e terapia. Il lavoro di Sonia e Filippo, che presentiamo questa sera, si inserisce nel filone della narrazione storica a fumetti, che sta sempre più prendendo piede nella produzione letteraria, anche per offrire uno strumento alternativo nell'approccio di giovani e giovanissimi alla storia. Secondo alcuni docenti ed educatori, i fumetti aiutano gli studenti a migliorare le competenze di lettura e scrittura, a comprendere più facilmente concetti complessi e ad avvicinarsi, se non addirittura ad appassionarsi, alla lettura. L'opera costituisce a pieno titolo una graphic novel. Si tratta di un genere narrativo in cui la storia non procede in modo seriale, ma è autoconclusiva, come nella lettura dei romanzi, appunto. I romanzi a fumetti contengono infatti tutti gli elementi dei libri che vengono tradizionalmente assegnati per la lettura a scuola: un inizio, lo svolgimento della storia, un epilogo, lo sviluppo dei personaggi, il conflitto e molte altre caratteristiche tipiche. Per questo molti li ritengono un valido strumento da utilizzare nella didattica in alternativa alle letture consuete. Con la pubblicazione di questo libro giunge alla sua felice conclusione un progetto editoriale che ha impegnato i due autori per diversi anni, con il supporto organizzativo dell'ANPI, sezione Martiri del Grappa di Bassano, e dell'Associazione 26 Settembre di Bassano, che qui stasera è rappresentata da una delle due regenti pro tempore, la signora Daniela Cainaro. La stampa dell'opera è stata possibile grazie al contributo concreto di diversi soggetti, persone fisiche, imprese e associazioni, che hanno fortemente creduto nel progetto e lo hanno voluto sostenere finanziariamente. Un sentito ringraziamento va dunque a tutti gli sponsor che sono menzionati all'interno del libro e che cito: Best SRL, Unipolsai Assicurazioni, Piazzale Cadorna, Bassano del Grappa, e in particolare il signor Angelo Baron, l'ANPI, sezione Martiri del Grappa di Bassano del Grappa, l'Associazione 26 Settembre di Bassano del Grappa, il dottor Stefano Cimatti, le signore Anna e Nora Monico, in memoria del papà e zio Luigi Monico, partigiano, e la signora Fabiola Cavetto, che saluto, che è qui presente in sala questa sera. Ecco, ci si rammarica del fatto che non tutti i sostenitori abbiano potuto essere presenti in sala questa sera, non per cattiva volontà dei promotori della pubblicazione o degli organizzatori della rassegna, ma a motivo della contingente situazione sanitaria dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ci costringe a limitare la presenza fisica di persone in occasione di eventi culturali per assicurare il distanziamento e ad introdurre conseguenti meccanismi di prenotazione di posti a sedere, dei quali in tempi ordinari avremmo fatto volentieri a meno. Si confida, compatibilmente con l'evoluzione della situazione epidemiologica nel nostro paese, di poter organizzare nel nostro territorio altri momenti di presentazione pubblica atti ad assicurare un maggior concorso di persone. Parimenti, gli autori e le associazioni promotrici ringraziano tutte le amministrazioni comunali del massiccio del Grappa che, rispondendo favorevolmente alla richiesta dell'ANPI, hanno dato il loro patrocinio all'opera. Comune di Alano di Piave,
città di Bassano del Grappa, comune di Borso del Grappa, comune di Cassola, comune di Colceresa, città di Feltre, comune di Fonzaso, comune di Mussolente, comune di Nove, comune di Pove del Grappa, comune di Quero Bas, comune di Romano de Zellino, comune di Rosà, comune di Seren del Grappa, comune di Solagna, comune di Tezze sul Brenta, comune di Val Brenta. Taluni dei comuni patrocinanti hanno pure accolto la nostra proposta per l'organizzazione di iniziative locali di presentazione del libro che, compatibilmente con l'evolversi dello scenario epidemiologico, contiamo di mettere in cantiere nei prossimi mesi. Buona serata, buon ascolto per questa prima conferenza e un arrivederci ai prossimi appuntamenti fino al 13 novembre. E passo la parola agli autori, quindi in primis alla dottoressa Sonia Risidori. Buonasera a tutti, io ringrazio tantissimo Gian Andrea perché la sezione Marte di Via Grappa di Bassano, sezione ampia, ha fortemente creduto in questo progetto. Ma soprattutto volevo ricordare un'altra persona a cui il libro è dedicato, a Vittorio, a cui io volevo tanto bene perché la stima che avevo per lui era tantissima ed era ricambiata. E lui ha visto questo progetto e purtroppo non ha visto l'esito. Progetto che da diversi, insomma, ci abbiamo lavorato alcuni anni io e Filippo, ed è nato proprio qui a Bassano in sala Chilesotti, perché questo ragazzo, che ha l'età di mio figlio, è venuto a chiedermi un giorno, una sera anzi, che avevo presentato uno dei miei libri, è venuto a farmi questa proposta che io di subito non ho capito bene cosa volesse, però siccome sono abituata a dirgli sì soprattutto alle, come dire, i progetti un po' strani sono sempre tutti miei, e quindi sì, gli ho detto subito, e poi abbiamo fatto amicizia, abbiamo visto che era possibile lavorare insieme, anzi era proprio perché mi pareva di lavorare con mio figlio, perché ha un carattere dolcissimo Filippo, ed è molto bravo, soprattutto una collaborazione in ogni senso. Io sono un po' scatole, perché sono pignola, perché se le cose non vanno, devono essere fatte in un certo modo. Lui è un ragazzo pieno di buona volontà e quindi abbiamo lavorato abbastanza duramente in questi, sono 4 anni ormai. Ecco, io penso a Vittorio e penso che sarà anche contento di questo nostro progetto che ha visto la luce. Ecco, il testo, io non ne avevo mai visto uno, è stato Filippo che mi ha mostrato alcuni testi del Becco Giallo di queste tematiche, perché non capivo come si potesse rendere con la grafica uno scenario così doloroso, così immane, così terribile, senza banalizzarlo, perché questo è il grosso problema. E cioè trovare un linguaggio che potesse essere adatto soprattutto ad altre persone o a persone anche più giovani, che presentare un qualcosa che fosse diverso dal solito saggio con le note a piedi pagina che rompe, che insomma qualcuno dice ma che barba, no? Ecco, quindi il testo è composto di 2 parti, la prima è la grafica, che, di cui ve ne parlerà Filippo, di come è arrivato a costruire la storia, e poi la parte, quella con le parole, con la spiegazione, con la mia spiegazione. Parto da un quadro generale, perché io devo sempre scrivere cosa c'era prima, cosa ci sarà dopo, cosiddetto contesto, no? E quindi parto con il 10 giugno del 1940 a Bassano, che ascolta l'annuncio dell'entrata in guerra dell'Italia, mentre in realtà i bassanesi, un po' come tutti gli italiani, stanno aspettando altre cose un po' più lievi, per esempio a Bassano stanno aspettando il famoso carro di Tespi, che ha in programma alcune opere liriche, ed era un bel po' di mesi che non arrivava. Il carro di Tespi era un carro che portava in giro, itinerante, portava in giro l'opera lirica e alla quale potevano assistere tutta la popolazione. Era un'idea fascista che comunque aveva preso largo, aveva preso
dire, piede anche presso le popolazioni rurali contadine. Quindi parto da quando c'è il, come dire, il razionamento dei due anni di guerra che sono passati in modo terribile, perché naturalmente partono questi i ragazzi e quindi le famiglie sono costrette da un lato ad affrontare il razionamento, ma anche la mancanza di generi alimentari, a ricorrere al mercato nero, e dall'altro aspettare questi ragazzi che non tornano, spesso non torneranno, non daranno notizie di sé, e l'anno più terribile sarà il 42, e quando appunto dopo la campagna tremenda di Russia tanti dei ragazzi non daranno notizie di sé, o della campagna d'Africa sempre più terribile, fino ad arrivare al 43. Il 43 è l'anno clou, perché c'è il 25 luglio con la caduta di Mussolini, e l'8 settembre con l'armistizio da parte dell'Italia con le forze alleate, e conseguente rottura dell'alleanza, del patto di alleanza con la Germania, conseguente occupazione del territorio e i bandi graziani, quindi una nuova leva, il nostro esercito che è stato lasciato senza ordini e allo sbaraglio, cerca rifugio ovunque, e invece i bandi graziani della Repubblica Sociale che vuole chiamare un'altra volta i ragazzi al servizio non solo della Rinato Duce, ma al servizio della Germania che ha occupato il pezzo d'Italia che rimane. Qui si inserisce il Grappa, perché il Grappa diventa fin da subito, anche secondo le fonti tedesche, un primo lembo di terra liberata. Ci sono subito degli ex militari che si rifugiano e ben presto diventano, da decine a centinaia, diventano numerosi. Si organizza una specie di autosufficienza della vita, cioè per i generi alimentari si cerca di fare con il forno, si cerca di cucinare il pane da sé, c'è una calzoleria, ci sono delle donne che vanno su con la macchina a cucire e cuciono le camicie per i partigiani. Le brigate sono le solite, immagino che voi le conosciate tutti, sono la Brigata Italia Libera dell'Archeson col maggiore Pierotti, e l'Italia Libera di Campocroce con Ludovico Tedesco, che facevano parte della stessa brigata ma si dividono, la Brigata Matteotti fondata dai socialisti Germano Gialli, Giovanni Tonetti, Cesare Lombroso, che occupava la parte centrale del massiccio. Poi c'è la Brigata Gramsci, con i due battaglioni Montegrappa e Leonessa, che invece di orientamento comunista controllavano le mulattiere che salivano da Povera a San Lazzaro. Poi c'erano i due battaglioni territoriali del Mazzini, del signor Pellico, che davano una mano alle brigate su Grappa, stando sul nel territorio. Fra tutte le brigate volevo solo nominarvi il distaccamento della Marmorina ai Prai di Borso, perché era al comando del tenente sudafricano Hilary Hoare ed era costituito da una trentina di ex prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento dopo l'8 settembre. Quindi è un primo lembo di terra quasi liberata, si sentono liberi questi ragazzi, hanno fatto addirittura dei posti di blocco per controllare chi venga su. Naturalmente sono ragazzi giovani che hanno più dimestichezza con il lavoro, con i libri, con gli impulsi della loro gioventù, che non con la guerra, con le terribili leggi ferree della guerra che esigerebbe altro. Arriva una missione alleata, quella comandata dal capitano Brice, il quale vede che la situazione è un po' così, vede che ci sono delle morose che vanno a trovare anche i morosi sul Grappa, vede anche probabilmente anche tante spie che si sono annidiate, che sono state mandate da Perillo per cercare di capire la posizione e l'armamento e il numero degli uomini sul Grappa, e cerca di mettere un po' di ordine, crea un comando unico, cerca di dare un po' più
di aspetto militare a questi, a questo grande gruppo di ragazzi. Non farà a tempo perché l'allestimento ormai incombe, sono i primi giorni di settembre. La storia d'Italia procede, nel senso che gli alleati stanno procedendo la loro avanzata. Il 2 settembre liberano Pesaro e sembra quasi che siano inarrestabili, che arriveranno, sperano da un momento all'altro nella pianura padana, e invece no, si fermeranno sulla linea gotica per un lunghissimo, terribile inverno che per i nostri partigiani sarà veramente doloroso. Si fermano però dando modo così all'esercito tedesco di fare i propri conti, e cioè deve naturalmente assicurare l'entroterra. L'esercito ha determinate regole, quindi deve garantirsi la via della ritirata verso la Germania in modo più pulito possibile. Pulito è fra virgolette, pulito si intende che non ci siano i partigiani che rompono le scatole a loro, che devono andare velocemente con i mezzi, cioè non devono mettere le bombe, far saltare i tralicci, far saltare le strade, e quindi si chiama pulizia del territorio. E per la pulizia del territorio viene ideata questa operazione Piave. Operazione Piave che scatta il 20 di settembre. Al mattino presto, verso le 5, cominciano già i cannoni dai 7 comuni da Asiago a bombardare le postazioni dei partigiani. Io ho messo delle notazioni anche temporali, cioè ore notturne, ore diurne, il fresco, il freddo, il caldo, e le ho ricavate tutte dalle cronache partigiane che sono state scritte immediatamente dopo l'operazione Piave, oppure subito dopo la guerra, quando la memoria era ancora molto fresca dei protagonisti di questa operazione. Quindi accavallate qua e là ci sono delle, come dire, ho estrapolato delle sensazioni che sono state catturate dai documenti. Mentre attaccano con i cannoni le postazioni sul Grappa, tutto intorno al massiccio viene fatto una specie di sbarramento, vengono fatte dei posti di blocco ogni 100-150 metri. I posti di blocco sono fatti soprattutto dalla Brigata Nera, dagli italiani, perché solo la Legione Tagliamento va insieme con i tedeschi all'attacco. In due giorni circa, anzi un giorno e mezzo, riescono a aver ragione delle forze partigiane. È vero, all'inizio questi ragazzi pensano di poter resistere, vogliono tentare di resistere perché c'è ancora un clima molto vicino della prima guerra mondiale. I loro padri avevano combattuto da eroi, e da eroi erano morti sul Monte Grappa, e per loro era, come dire, non volevano mancare, fare la figura dei vigliacchi, volevano anche loro tenere alto l'onore. E il maggiore Pierotti, con la Brigata Italia Libera dell'Arquesun, aveva subito capito, la maggior parte erano disarmati, e lui non voleva tenere a massacrare, a uccidere, farsi uccidere questi ragazzi, li aveva lasciati subito liberi. In questo modo però aveva lasciato libero tutto il fianco nord, che ha potuto essere raggiunto dalle truppe assalitrici, e naturalmente in poco tempo hanno avuto ragione di quei pochi che erano rimasti, anche che avevano tentato di asserragliarsi su Cima Grappa. All'una del 21 viene dato e si sa di chi può, e questi ragazzi che già nella notte prima, quelli di Maggior Pierotti, cercano di salvarsi. In effetti, solamente facendo un conto, sono solo circa al massimo una cinquantina i morti sul Grappa durante gli scontri a fuoco. Dico una cinquantina perché, guardate, dopo 75 passa anni, 76, ancora non sappiamo il numero esatto di coloro che sono morti sul Grappa, perché ancora abbiamo corpi senza nome e nomi senza corpo, che stiamo faticosamente ricomponendo, certo che senza l'aiuto dei comuni non riusciamo a completare la ricerca, così come quella dei deportati. Non abbiamo numeri sicuri, quindi
vi dico circa 50 sono gli altri, perché circa 300 sono poi i morti, gli uccisi alla fine di questa operazione d'occhio, una settimana, sono stati tutti fucilati, impiccati e anche fucilati, impiccati insieme. Perché cos'era successo? Che questi riescono a scappare, i ragazzi scappano dal grappa e tornano a casa. Poi il grappa è pieno di buchi della prima guerra mondiale, di antri, di caverne, gallerie, quindi è anche facile nascondersi. Però tantissimi arrivano a casa e con la famiglia che sa che sono nascosti si rifugiano. Oltre all'accerchiamento del grappa, i rastrellatori italiani e tedeschi insieme si sono impossessati anche di tutti i paesi che sono a corona del grappa. Hanno obbligato tutti gli uomini dai 14 ai 60 anni ad essere riuniti dentro in palestre, in chiese, in case della dottrina cristiana, in ambienti grandi dove poterli contenere. A casa possono restare solo le donne e possono uscire solamente un paio d'ore per portare da mangiare i propri uomini che sono nelle palestre, nelle chiese, nelle stanze adattate a questo scopo. Chi viene preso fuori viene considerato un ribelle. E nonostante a un certo punto, nonostante si siano rifugiati, appunto, c'è questo numero alto di uccisi. Perché? Perché il comando tedesco ha escogitato un piano crudelissimo. Ha promesso salva la vita a chi si fosse presentato, sarebbe finito arruolato nella FLAC, nella contraerea, arruolato nella TOT, non sarebbe stato fatto nulla di male, anche se faceva il partigiano. Succede che molti ci credono, perché naturalmente vengono affissi i manifesti, vengono incoraggiate le personalità del luogo, che sono i maestri, i sindaci, i podestà, che sono di parte fascista e che credono anche loro tutto sommato a questa storia e convincono i ragazzi a presentarsi. I padri, le madri, le sorelle credono a questo e convincono i propri cari a uscire, a consegnarsi. E naturalmente questo sarà un dolore immenso che continuerà a perseguitarli per tutta la vita, perché saranno stati loro la causa della loro uccisione, perché poi naturalmente una volta presentatisi si verranno uccisi. Questo è il quadro generale. In questo quadro generale ci sono un sacco di storie, perché sono tutte vite spezzate, vite che anche sui documenti si incontrano, si salutano, magari per sempre, si abbracciano, si scambiano degli sguardi, sono tutte storie che diverse l'una dall'altra e noi abbiamo voluto ripercorrerle e appunto i disegni di Filippo ne hanno costruito queste storie che a volte sono parallele e a volte si intersecano. Allora per esempio la storia innanzitutto degli 11 impiccati di Pove, perché il momento più drammatico lo abbiamo a Bassano del Grappa il 26 settembre alle ore 15, quando vengono impiccati 31 ragazzi. A questi 31 di questi 11 vengono dallo stesso paese, Pove, e lì naturalmente il rastrellamento opera come da deflagrazione, perché il paese di Pove è un paese come tanti altri. Ci sono i ragazzi che si rifugiano su in montagna, sono dalla parte comunista, ma semplicemente perché è la brigata che dà su Pove, e i parenti, amici, compaesani di parte fascista vedono, ma tacciono, sanno che così vanno le cose, anche perché in un piccolo paese le divisioni politiche che possono anche risultare laceranti sono più attenuate, perché il podestà è il padrino del partigiano, cioè i legami sono molteplici. Comunque escono dal loro nascondiglio fiduciosi di aver salva la vita, invece tutti 11 verranno impiccati. E per i genitori guardare il maestro che aveva suggerito di uscire sarà un dolore immenso anche per tutti gli anni a venire, perché ogni volta che lo guarderanno, perché non ci ha avvisato che invece il destino era diverso? Ecco.
Poi ci sono i ragazzi, i cinque ragazzini, io li chiamo così, i cinque ragazzini veneziani, quelli uccisi nella caserma Reato, che vanno, se ne vanno, partono dal liceo Foscarini. Qui io ho messo insieme anche Giampaolo Martignoni, che è uno dei corpi senza nome e dei nomi un nome senza corpo. Giampaolo è del 28, quindi è giovanissimo, ed è figlio del fondatore del Partito d'Azione, Luigi Martignoni, veneziano. E lui non vuole, ha ricevuto la cartolina precetto per lavorare per i tedeschi, non vuole lavorare, e insieme con Mario Gattoni, che ha aveva 14 anni quando è partito da casa, e con Manlio Chirco, che è un altro suo compagno di scuola, scappano sul Grappa. Poi sul Grappa verranno raggiunti dal fratello di Manlio, Beppe, e da un compagno di Beppe, Pio Ricci. Sono entrambi arruolati nella SS, ma lo hanno fatto per necessità, e appena possono gettano questa divisa, e pochi giorni prima del rastrellamento raggiungono il fratello e gli amici sul Grappa. Ecco, loro verranno portati nella caserma Montegrappa e uccisi, e addirittura Pio Ricci riconoscerà fra i suoi assassini, fra coloro che lo uccideranno, il cugino che si trova di fronte al plotone di esecuzione. Lui lo chiama, gli dice: ma come, non ti accorgi che sono io? Ma l'altro non fa in tempo, non vuole, non può, spara e lo uccide. La difficoltà anche di trovare il corpo di Giampaolo Martignoni è dovuto al fatto che furono tutti seppelliti, furono 14, e furono fatti cambiare la veste o mettere sopra i vestiti una tuta, sepolti in questa fogna per accelerare la decomposizione del loro corpo, e quindi i genitori l'anno seguente, quando si trovarono a dover riconoscere il proprio figlio, ebbero delle grosse difficoltà. Quindi Giampaolo Martignoni, secondo le fonti, a parer mio, è fra gli uccisi della caserma Montegrappa, anche se i familiari, la sorella, pensarono che fosse stato deportato e che fosse sparito in qualche campo di concentramento in giro per Europa. E invece Arnsel ha risposto che non è mai andato in nessun campo di concentramento, compreso Bolzano, non è mai stato. Ecco. Poi c'è la storia dolcissima e dolorosa di Dolores Marin e del suo giovane fidanzato carabiniere. Dolores è stata vista quando il suo fidanzato Ferruccio, nel giugno, i carabinieri hanno un out-out, si arruolano nella Repubblica Sociale, oppure sono deportati in Germania, oppure, come fanno molti, scappano sul Grappa. Ce n'erano moltissimi carabinieri, c'era un reparto carabinieri al comando del tenente Giannieri, ma lei va su ogni tanto a trovarlo, e ogni tanto gli manda delle lettere, perché sono molto innamorati. Lei è sicura che è l'uomo della sua vita e lui che è la donna della sua vita, perché le presentano le rispettive famiglie, tra l'altro orfani entrambi del padre, hanno la mamma vedova entrambi, e quindi è un impegno che si danno. E Dolores, appena sente che è arrivato il rastrellamento, subito capisce che c'è qualcosa che non va per il suo fidanzato. E allora prende, lei è un'impiegata comunale a Cavaso del Tomba, le tessere all'ufficio lunario, ma lei non va a lavorare quel giorno, il 22 settembre, parte e va a vedere dove è andato il suo fidanzato, cosa gli è successo. Ma Pasuello è lì che la sta occhiando e la cattura, la prende e la porta la porta prima a Paderno e poi all'Istituto Filippin. Nel frattempo però ha catturato anche il suo fidanzato, e lì c'è l'incontro fra i due che si vedono. Poi lei verrà portata alla caserma Montegrappa insieme con altre due donne, verrà completamente rasata dopo che naturalmente è stata schiaffeggiata, picchiata, perché vogliono sapere come ha fatto a mandare lettere in montagna, chi gliela date, quante ne ha date. Lei non parla, le chiedono anche solo 5 nomi e sarai libera, ma lei non parla. E allora verrà rapata, e con il rasoio le verranno rasate anche le sopracciglia, le verrà messo un cartello con su scritto
alle donne, ecco, ho trovato la frase giusta, alle donne che offrono le loro grazie ai ribelli. Lei e le sue due compagne verrà portata in giro per Bassano per alcune ore e poi va in caserma e verrà lasciata libera. Verrà lasciata libera e lei vede che stanno impiccando i primi. Quindi terrorizzata scapperà, si rifugierà in un'osteria e non sa che nel frattempo il suo fidanzato è stato catturato e al ponte della Gerla viene ucciso insieme con altri 6 suoi compagni. 5 sono carabinieri. E quindi un'altra delle storie spezzate. E poi c'è un'altra storia che si interseca con questa, che è quella dei partigiani alleati, perché a Carpanè sappiamo che verranno uccisi 29 fra alleati e italiani. La cifra è indicativa, sappiamo che sono 29, però proprio facendo questo lavoro ho scoperto che i nomi italiani non sono corretti. E ho scoperto che la prima uccisione ad opera dei legionari della Tagliamento e avviene nella notte fra il 21 e il 22 settembre, dovrebbero essere stati ammazzati 2 ragazzi, ma uno scappa e ho il nome anche di questo che scappa, che naturalmente verrà catturata la sorella per cercare, insomma, e tutto, sono tutti nomi da dover restituire nuovamente in modo più corretto. Comunque i partigiani alleati sono quelli della formazione che vi ho detto prima, al comando del tenente Oare, e ucciso il loro comandante in uno scontro a fuoco, e naturalmente si sbandano e vengono catturati in almeno 15, dei 16 sono stati riconosciuti 15, e sono 2 sottufficiali inglesi, un indiano e 13 sudafricani. Verranno catturati e verranno uccisi a San Nazario, a Carpanè, insieme con il tenente Valle, la sua giovane moglie e il tenente Bosio, che è l'ultima storia di cui vi racconto, no, ce n'è un'altra ancora. E questa era, naturalmente Valle era stato catturato dai partigiani ancora in agosto e tenuto per poter far scambio con qualche prigioniero, con Citton, il partigiano Marco Citton. Naturalmente lo scambio non avviene perché Marco Citton viene ucciso, ma Todesco tiene con sé Valle, che in quel momento passa con i partigiani, anzi la moglie lo raggiunge. E vengono catturati dai legionari della Tagliamento, viene offerto loro la vita, salva la vita, basta che vadano a mangiare insieme alla messa ufficiali con gli ufficiali della Tagliamento, loro si rifiutano e quindi vengono incarcerati a Carpanè e verranno poi uccisi nel pomeriggio del 26 settembre, mentre alla notte, verso sera con il buio, verrà uccisa la moglie del tenente Valle, che rifiuterà la vita, rifiuterà di andare in campo di concentramento, ma lei senza il suo amato non voleva più vivere. E l'ultima storia recisa, spezzata, sarà quella della mamma e della sorella del comandante Ludovico Todesco, sparite nel nulla, perché l'operazione Piave ha l'impronta nazista, e cioè questi corpi che non si ritrovano, questi nomi che non si abbinano al proprio corpo, fa parte della pratica nazista di incutere terrore alla popolazione, perché non c'è niente di più terrificante che non sapere: è uscito mio figlio, aveva 16 anni, io non l'ho più visto, dove è andato? Cosa ne è stato? E i genitori sono, è un terrore, è un trauma per questi genitori. In questo caso c'è la mamma e la sorella, non solo perché Ludovico Todesco verrà ucciso in combattimento sul Grappa, sarà uno degli ultimi a resistere agli scontri, ma la mamma e la sorella svaniranno nel nulla. Se non fosse per una lettera inviata da un capogruppo della TOT, un austriaco, un viennese, il quale racconta di come erano state uccise dopo alcune settimane dalla fine del rastrellamento, erano state uccise, le sono portate e praticamente questi cadaveri di queste due donne vengono colate in una colata di cemento di uno sbarramento anticarro presso i cantieri TOT di Cismonte e Grappa.
Quindi queste donne svanite lo sappiamo solo perché ha avuto un rigurgito di, come dire, di rimorso, di coscienza, e ha detto che aveva guardato nelle tasche, aveva estratto le carte d'identità di ambedue queste donne. Ecco, di queste storie Filippo ha cercato di dar conto, di dar corpo, volto e anche voce a questi protagonisti, per cercare di far, come dire, tramandare, di, come dire, di far conoscere le storie di queste vite spezzate per una crudeltà terribile nella settimana dal 20 al 28 settembre del 44. Io vi passo la parola a Filippo, che così... Grazie. Buonasera a tutti, allora io sono Filippo, ringrazio Sonia e anche Gian Andrea per la collaborazione, per tutto questo lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni, che è stato per me di valore, e credo che anche voi con la storia, con le storie che vi ha raccontato un po' Sonia, abbiate potuto sentire un po' questo valore, questo grande importanza, cioè grande appunto sostanza. Vi mostro qualche immagine per parlare del mio lavoro, che è stato un po' il lavoro di intanto della raccolta un attimo e dello studio di queste storie, perché io di fatto non studio come studia Sonia. E quindi avevo bisogno di conoscere meglio questi eventi, quell'ambiente che si era venuto a creare, e quindi poi piano piano cercare di trovare una linea, un racconto che poteva essere letto da delle persone che comunque magari non hanno tutte le conoscenze di uno storico e che hanno voglia però di sentire queste storie, perché sono storie che sono legate al nostro territorio, a dei luoghi anche in specifico, fortunatamente qua a Bassano, e che io spesso vedevo. Questo è stato un po' il primo punto di partenza, che appunto c'era questo passaggio in questi luoghi che erano tenuti in riconoscenza, perché comunque i fiori o le corone si sono sempre visti. Però ho avuto la volontà di andare un po' più a fondo, e di cercare di conoscere appunto questi eventi. Bene, allora il mio lavoro inizialmente, appunto come dicevo prima, è partito dall'aspetto grafico, dei disegni, quello più visivo. Perché appunto, come dicevo prima, questi luoghi li ho visti intanto, prima di tutto ci sono passato, penso anche voi, e quindi ho dovuto approcciarmi con i miei disegni a quegli ambienti là, a cosa voleva dire vivere nel 1944, che vestiti c'erano, che occhiali portavano, che scarpe mettevano, e quali erano i volti che si vedevano in quelle giornate. E per fare questo appunto ho dovuto disegnare vari volti, guardare molte immagini, molte fotografie, delle cartoline che ho potuto trovare, e soprattutto anche dei libri di storia, insomma, particolarmente, dove ci sono anche delle immagini, anche se in realtà sono stato molto aiutato anche da alcuni libri di storia, perché comunque con un testo si può descrivere un ambiente, e questo ambiente piano piano con le letture e anche con i film o le immagini che vedevo riuscivo a costruire, me lo sono un po' costruito dentro di me.
E quindi, per esempio, alcuni film che ho guardato come questo, o anche dei libri, per esempio questa è una scena dei Piccoli Maestri, ho appunto anche delle foto che ho ritrovato su internet anche, e quindi la copia mi ha permesso di capire cosa c'era. E anche perché un aspetto importante nei fumetti, magari non so se voi avete dimestichezza, ma comunque non è così complicato, è riuscire a portare il lettore all'interno della storia, perché c'è una lettura che si può fare guardando il libro, ma a un certo punto il lettore, leggendo, deve sentirsi dentro la storia, deve sentirsi in quegli anni, e questo è determinato dal fatto che il disegnatore sia stato in grado di ricreare gli ambienti, i luoghi, appunto i modi di vestire, i modi di parlare. Infatti anche con Sonia si era discusso sul fatto di far parlare i nostri personaggi anche in dialetto, però poi abbiamo scelto di mantenere solo qualche citazione, diciamo, per non risultare troppo difficili nella lettura. Però tutte queste cose che magari noi vediamo più facilmente nei film di storia, tutte queste cose devono essere preparate per la lettura, per il lettore, per fare in modo che tutto sia veritiero e anche credibile, perché comunque queste storie, appunto come sentivate da Sonia, sono storie che sono state tirate fuori dai documenti, da eventi storici, da archivi, non sono cose che abbiamo inventato. Ecco, qui appunto vedete un po' di immagini sempre che ho disegnato, e qualche personaggio, anche del Grappa, per esempio. Questi due personaggi in alto sono due personaggi che lavoravano nelle malghe sul Grappa, che forse riconoscete perché sono simili a delle foto proprio. E queste sono altre immagini. Questo è un libro, cioè un film che è stato fatto sul partigiano Johnny, è un altro dei libri che ho anche guardato. E come vi dicevo prima, un'altra cosa, no, per ricreare quell'ambiente erano anche gli oggetti, e in quegli anni là venivano utilizzate anche le armi, e le armi parlavano di te, di per chi combattevi, appunto. E quindi c'è stata anche una ricerca un po' su tutti quegli oggetti che erano le auto, le armi, i cappelli, anche le divise militari. Una grande parte, diciamo, anche della nostra ricerca è stato quello di cercare come erano vestiti, perché ogni gruppo militare aveva la sua uniforme, e quindi abbiamo dovuto cercare le uniformi di ognuno e cercare di renderle anche riconoscibili all'interno del libro. Tutta questa ricerca, oltre che per i personaggi, è stata necessaria anche per i luoghi. Perché? Perché queste storie avvengono nel Monte Grappa e nella Piedemontana, e quindi ho dovuto andare in cerca di questi posti, andare a conoscerli, andare a vedere quali erano gli elementi che c'erano anche sul Grappa. E quindi attraverso delle foto, appunto, ho tirato fuori tutte queste informazioni che erano poi necessarie per andare a costruire tutto l'ambiente narrativo. Ok, ecco, per esempio questa è una malga del Grappa, anche questi altri percorsi, sentieri, altre immagini. Parallelamente a questo lavoro qui di studio, insieme a Sonia abbiamo cercato, appunto, partendo dai suoi documenti e dalle storie che vi ha raccontato, di
andare a tirar fuori quello che poteva essere il racconto. Perché? Perché queste storie, fin dall'inizio, mi hanno colpito molto, forse anche con la spiegazione di Sonia, voi avete potuto sentire appunto questa sostanza, questo valore di cui dicevamo prima. Però per essere raccontate in una storia a fumetti avevano bisogno di essere un po' organizzate, messe in ordine. E l'idea subito che diciamo io un po' ho avuto per mettere insieme tutte queste storie che aveva Sonia è stata quella un po' di seguire il tempo, seguire l'andamento dei giorni. E quindi piano piano, passo passo, siamo riusciti a mettere insieme diciamo tutte le storie. E in effetti diciamo che sì, il lasso temporale è un po' più lungo, non è solo quello del rastrellamento del grappa. Quindi abbiamo dovuto prendere un po' di tempo prima per introdurre alcune storie che iniziavano fondamentalmente prima del rastrellamento del grappa e prenderci un po' di tempo anche dopo il rastrellamento per chiudere tutte le storie che avevamo aperto. Perché fondamentalmente, appunto, come vi ha detto anche prima Sonia, tutte queste storie, diciamo, incappano un po' in questo grande evento che è il rastrellamento del grappa, appunto. Ok, ecco, qui vedete altre foto, anche foto in bianco e nero. Ecco, questo è stato un punto chiave, diciamo. Perché? Perché qui, questa è una delle prime tavole a fumetti che ho fatto pensando e lavorando a questo libro, perché in questo momento ero riuscito ad arrivare a quel punto dove avevo i personaggi, cioè avevo in mente come creare un personaggio che potesse vivere in quegli ambienti là, in quegli anni lì, e avevo gli spazi, avevo l'idea di come era l'ambiente intorno. E quindi ho potuto iniziare a mettere insieme delle immagini e a costruire una piccola narrazione che in questo caso era slegata, perché questi personaggi poi non sono i personaggi che abbiamo usato per il libro, era proprio una prova, però mi serviva per capire cosa poteva crearsi. Ok. Da qui poi siamo passati a un altro momento, diciamo, che era il momento quello dove abbiamo dovuto iniziare maggiormente a creare qualcosa, cioè a trovare il modo di mettere insieme quei personaggi che Sonia, di cui Sonia ha trovato la storia, di metterli insieme a delle immagini. E queste immagini dovevano seguire un ritmo, seguire degli spazi, delle inquadrature, e dovevano dire delle cose, dovevano sentire delle cose. E quindi ho iniziato a fare tutto questo lavoro di studio delle immagini. Perché fondamentalmente, come vi dicevo prima, un fumetto è formato da tante immagini, solo che queste tante immagini devono essere organizzate, non possono essere messe a caso. C'è una linea di lettura che è semplicemente come leggiamo un libro, cioè da sinistra a destra e dall'alto in basso. E ogni immagine ci parla, ci racconta cosa succede. Però per avere la padronanza di queste immagini bisogna intanto conoscere attraverso la storia cosa è successo e avere quel pensiero di creare appunto delle immagini che raccontino queste storie. E, per esempio, questo è un piccolo schema che mi sono fatto io per capire cosa era successo il 26 settembre con gli impiccati. E questa cosa, cioè, sono dovuto arrivare a questo per riuscire a creare le immagini per raccontare quell'evento lì.
in effetti fondamentalmente non è che ci sia tanto di più, è che graficamente mi spiegava che strada aveva fatto il camion, dove, da dove erano passati e quali erano i luoghi proprio pratici. Ecco, un'altra cosa, dicevamo prima, ogni personaggio deve parlare e all'interno della tavola, a fumetti, bisogna lasciare lo spazio per le parole. Quindi noi, con tutto questo lavoro che avete visto, che molto, molto spesso sono degli schizzi a penna fatti in due secondi, sono andato alla ricerca della giusta immagine, del giusto spazio da lasciare per i testi, perché poi all'interno della pagina a fumetti ci sono anche i testi. E qui ne abbiamo un piccolo esempio, appunto questo si chiama storyboard in gergo, diciamo, da disegnatori. Comunque è la bozza delle immagini con i testi, dove noi possiamo riconoscere un ritmo, no? Che va sempre da sinistra a destra, dall'alto in basso, dove noi possiamo leggere appunto i testi e vedere una narrazione, dove ci sono dei personaggi che sono vestiti in un certo modo e hanno dei certi oggetti e degli altri personaggi che sono vestiti in altri modi. Ok? Questo è il primo punto di arrivo. In effetti è stato anche un primo punto di arrivo per noi per capire se quello che raccontavamo era corretto. Perché passare da un testo scritto in Times New Roman, insomma, al computer e arrivare a questa cosa qua, ce ne vuole un po' di lavoro, perché appunto, come abbiamo mostrato, bisogna trovare le immagini, i testi, tutte le cose, e poi bisogna trovare la narrazione giusta, perché non è detto che questa narrazione sia conforme al testo dal quale siamo partiti. E quindi questo è stato un altro punto importante, dove siamo arrivati appunto ad arrivare ad avere tutte le 80 tavole a fumetti con tutta la storia, logicamente disegnata un po' velocemente, tutta a matita, però noi abbiamo potuto leggerla e già lì ci siamo resi conto che alcune cose non potevano andare bene, perché c'erano delle cose da correggere, delle cose che andavano più avanti del testo che, dal quale eravamo partiti, e quindi era stato messo troppo e non era corretto nei termini della storia. E altri punti magari dove si poteva aggiungere qualcosa o cambiare qualche modo, qualche parola. Quindi questo è stato un primo punto del nostro lavoro, appunto per dire cosa mostriamo, cosa vogliamo far dire a questi personaggi, e le inquadrature e gli spazi, tutti questi elementi che vanno all'interno di tutto quello che è un fumetto. Ok, e adesso passiamo, diciamo, un po' al lavoro ultimo, diciamo, però che è stato anche una delle parti più gratificanti e che ci ha reso possibile a noi iniziare a vedere i primi passi, le prime parti del libro che si creavano. Perché dopo quella fase appunto delle bozze, io ho potuto iniziare a disegnare tutti i disegni originali, quindi su un cartoncino, su un foglio più grande, con dei tratti più marcati, più dettagliati, e che fossero anche riconoscibili da un'altra persona, perché nella fase di prima potevo leggerlo solo io quasi il libro, perché io sapevo chi era questo e chi era quell'altro in quella posa, perché logicamente non potevo scrivere tutto, anche perché mi sarebbe andato via del tempo in più di cui non avevamo bisogno. Però in questa fase qui io dovevo riuscire a creare
questa riconoscibilità nei miei disegni, fare in modo che questo personaggio, questo camion fosse quello dei tedeschi, la macchina fosse quella dei fascisti, i rumori e tutti gli ambienti fossero riconoscibili. E quindi abbiamo iniziato tutto questo lavoro appunto di disegno, e inizialmente io ho fatto tutto questo lavoro a matita prima, quindi su dei cartoncini in A3 ho iniziato a disegnare tutto, partendo però dalla base che avevo per le bozze. Quindi da quelle bozze io facevo un altro passo in un foglio diverso, mettendo tutti i dettagli, gli oggetti, le camicie, gli ambienti e anche le onomatopee, tutti i contorni delle vignette. E qui potete vedere appunto, ho messo un po' di esempi che non sono tutti, però vedete appunto cosa, qui forse si vede bene, si inizia a vedere proprio l'immagine conclusa e poi si inizia appunto a vedere il prodotto che si avvicina alla fine. Ecco, qui iniziavo a fare il ripasso a china, cioè con i pennarelli ho iniziato a ripassare tutti quei disegni che avevo fatto a matita. E, quindi appunto, sempre lavorando sopra le matite, ho ripassato sopra tutti i disegni con i pennarelli a china per renderlo indelebile. Sì, qui vedete particolarmente la differenza tra la matita e la china, che si riesce appunto a vedere molto meglio. Ecco, dopo, prendo ad esempio questa vignetta, dopo questa fase dove tutto è a china, ho fatto un ulteriore passo per arrivare ai grigi, cioè a come diciamo si vede la storia nel libro. Cioè, sopra le chine ho dato delle campiture di grigio per avere una sostanza in più, per avere anche degli spazi e delle immagini migliori. Queste sono ancora chine. Ecco, qui vedete per esempio delle immagini sempre con i grigi. E in questa fase qua, come vedete, non ci sono le parole dentro i fumetti, cioè dentro i balloon non sono neanche messe i testi, perché i testi sono stati messi solo alla fine, attraverso, con l'aiuto del computer, abbiamo inserito i testi all'interno. Ecco, questa è la prima tavola della storia, e come potete vedere, allora, ci sono le immagini, anche nelle didascalie ci sono i testi, e tutto è leggibile e riconoscibile, ok? Quindi in questo momento siamo arrivati, diciamo, ad avere appunto delle immagini che possono appunto essere stampate, essere avvicinate anche da altri. Va bene, io ho finito, vi ringrazio per l'ascolto. Grazie a Sonia, grazie a Filippo. Ecco, avete visto il pregio di questo lavoro, che è il primo in assoluto di questo genere sull'astrenamento e grappa.